che io ora mi sto chiedendo, ma questo cane è realmente una razza così cattiva? Di che cane stiamo parlando? Stiamo parlando del Bull Terrier. Ve la racconterei io se la conoscessi, ma voi sapete meglio di me che io non so nulla. Quindi, cosa possiamo fare? L'unica idea che mi è venuta in mente è stata quella di contattare Francesco e Roberta, che sono due allevatori di Australian Cattle Dog, con cui ho girato alcuni video, per scoprire ovviamente quella razza. Vi lascio qui sopra il video fatto con loro, andatelo a vedere. E gli ho chiesto, voi per caso conoscete qualche allevatore di Bull Terrier? Fortunatamente mi hanno risposto di sì. Mi hanno messo in contatto con questa bravissima allevatrice che si chiama Sara, che poi oggi andremo a scoprire. Beh, ragazzi, ci vediamo tra un secondo per scoprire se effettivamente questa razza di cani è cattiva, come tutti si aspettano, o meno. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Bracciano, vicino Braccianoia. Siamo venuti a scoprire una razza di cani veramente, veramente straordinaria. Adesso andiamo a trovare Sara con il suo allevamento Golden Taurus che alleva. Ve li faccio vedere perché veramente sono straordinari questi cani. Eccoci, qua abbiamo Sara e questi cani che sono quello che tutti definiscono l'espressione della cattiveria fatta animale. Infatti, vedete quanto sono cattivi. Irruenti e molto caldi, sì, ma cattivi non direi. Eccoli. Soprattutto questa razza è famosa per essere animali da combattimento, quindi infatti. Come potete vedere, nonostante si trovano tutti insieme, non c'è nessun tipo di problema. Con un contenzioso, perché comunque hanno un giocattolo e loro normalmente tenderebbero a contendersi. Invece lo stanno usando come gioco per rincorrersi. Il loro gioco fondamentalmente qui è levarlo all'altro, non rubarglielo, non contenderselo per di chi è. E adesso? Uno per volta Sara ci presenterà praticamente i riproduttori che ad oggi ha in allevamento. Iniziamo da Mala. Esatto, lei è una cagna color red, figlia di una giovane campionessa italiana per il bianco che mi ha fatto, diciamo, iniziare l'Expo. È un colore solido, pare non tanto apprezzato in Expo, però è un colore che si trasmette molto, per i privati vanno, cercano parecchio. Quanti anni ha adesso? Quasi due. Ah, invece il ragazzo che si è Le, intrufolato. lei è Ah, no, è una una, femmina, è una scusa. mamma, è la mamma di una cucciolata colorata che abbiamo qui. Ne vada? Ah, Neni? ok. Comunque sia dopo facciamo Neni? vedere i cuccioli. Neni? Lei non abbiamo mai, diciamo, l'abbiamo portata pochissimo in show perché non è una cagna che ama andare in show. Non gli piace il caos, non gli piace
essere maneggiata, essere truccata, eccetera, quindi non la forziamo nella sua natura e la teniamo solo come riproduttrice. Adesso invece, come potete vedere, è Sara che fa uscire in alternanza i vari esemplari che ha, in modo che piano piano ce li presenta per non creare troppo caos. Però come potete vedere, comunque sia, voi avete visto che sono stati sempre tutti insieme, grandi e piccoli, quindi cuccioli e nonne, e quindi non hanno assolutamente problemi. Questi sono i piccolini, che è una delle cucciolate che adesso la Sara, eccolo quanto è dolce, e ci fa vedere la mamma adesso. Lei è una campionessa estera, sì, è la mamma dei cuccioli, una delle mie grandi soddisfazioni nata da me. Ecco, se quando parlavamo di dimorfismo lei ne soffre un pochettino. Nelle linee moderne fatichiamo un pochettino ad averlo, nel senso che abbiamo dei maschi un po' più piccoli con dei lineamenti che tu a vederlo di sfuggita, senza soffermarti, diresti che è femmina e viceversa. Okay. Però sì, assolutamente c'è del dimorfismo sessuale e ci deve essere, e deve essere netto. Nel senso, tende ad essere un pochettino mascolina. Lei ha già un pochino di carattere da show, tende a trasmetterlo anche ai cuccioli. Anzi, che ha mantenuto abbastanza una linea nonostante gli 11 cuccioli allevati. Si è ripresa abbastanza velocemente, è comunque una bravissima pattrice. Comunque lui è veramente è il nostro bello. Stallone. Quei cuccioli in mezzo alle gambe, è veramente un gran cane, sia caratterialmente che bello. Per esempio tende sempre più mascolino, più... Lui è molto massiccio, sì, è molto di struttura, trasmette anche molto ai cuccioli questa struttura qui. Come avete visto, sono veramente degli angeli, cioè veramente tutto il gruppo. Come infatti diceva Sara, non sono i classici animali che tutti noi pensiamo che siano, no? Questo temperamento di cattiveria, per quando sia una razza che nasce dal combattimento, poi negli anni sta selezionata e portata ad essere una bambola, le bambolotte. Questa informazione, insieme a tante altre, la trovate sotto, vi lascio il link della chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Sara, in cui poi ci racconta tutto il suo allevamento, tutte le varie caratteristiche che hanno questi animali. Chiunque la voglia conoscere più approfonditamente, da chi la vive tutti i giorni e da chi la conosce da anni, sotto trovate il link del video, ragazzi. Ma insieme a voi voglio trarre un attimino le conclusioni di questa giornata. Ma io sono rimasto veramente molto molto affascinato, veramente è una ragazza piena di sorprese e comunque sia ha dei tratti molto distinguibili rispetto ad altre razze, come può essere appunto la testa. Sicuramente sono veramente adorabili, molto affettuosi. C'è comunque sia da lodare anche da parte degli allevatori, che negli anni hanno selezionato questa razza, riuscire a togliere e scremare poi quello che è la motivazione per cui è nata questa razza canina. Un ringraziamento speciale a Sara e ovviamente tutti i suoi animali, perché mi hanno fatto passare una giornata veramente veramente stupenda.
quindi non si sarà. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina, perché mano a mano, piano piano, scopriremo sempre più razze canine. Io cercherò di contattare quanti più allevatori possibili per poter poi ogni volta scoprire una razza nuova, e piano piano cerchiamo di portare anche altri tipologie di animali. Bene, un saluto e ci vediamo al prossimo video.